Bentornati nella mia libreria. Oggi faccio una recensione che avrei voluto farla più quest'inverno, ma avendolo letto in estate, nonostante il tema climatico invernale, ve la lascerò adesso. Il libro in questione è L'uomo di neve di John Nesbo. Avevo sentito parlare benissimo di John Nesbo, ma malissimo di questo romanzo e comunque del film. Il film ce l'ho trovato alla cassetta dei libri, una delle cassette dei libri, l'estate scorsa se non sbaglio, comunque qualche mese fa, ma non l'ho ancora visto, ho paura di rovinarmi poi tutto. Invece il libro è stato un wow, mi è piaciuto tantissimo, bello veramente, fatto bene. Di cosa parla? Innanzitutto penso che la persona che indaga in questo libro in realtà abbia un ciclo di libri dedicati a lui ed è Harry Hall. Harry Hall non è il solito detective, è un po' cliché e un po' no, nel senso che è il detective che beve, che è trasandato, che non ama insomma la popolarità e tutto il resto, però al contempo è una persona molto empatica che fa fuoriuscire la sua empatia. Magari questi soggetti si nascondono sempre dietro alla maschera di alcol e di omacci forti e valorosi, invece Harry è proprio la persona che cerca aiuto perché sta male, beve, oddio, non sempre, cioè nel senso è trasandato e tutto, però si porta dietro un passato che non giustifica, per carità, questo suo atteggiamento, però un po' ti fa capire il perché dell'atteggiamento che ha oggi questo Harry Hall. Harry sta lavorando a un caso terribile, perché dagli anni 80 con la prima neve c'è qualcuno che ammazza la gente. E questo Harry si trova come primo caso un bimbo a cui scompare la mamma. Questa cosa lo fa stare male perché fa rivivere delle vicende passate, appunto queste degli anni 80. In più la cosa molto bella di questo romanzo, secondo me, è che è ambientato in Norvegia, quindi ti dà uno scenario completamente diverso da quello in cui sei abituato di solito ad immergerti nei romanzi thriller. La Norvegia è bellissima, cioè ci sono davvero degli scenari stupendi, poi questa neve è così facile a cadere, però nel libro ti viene l'ansia perché quando cade la neve muore qualcuno, cioè veramente veramente bello. Poi il caso in realtà non è molto complicato perché in teoria i personaggi sono sempre quelli e magari ci arrivi anche al finale, però il fatto che ci sono tutti questi personaggi e prima ti sembra uno, poi un altro il colpevole, poi ci sono queste persone, le vittime, che comunque interagiscono molto, c'è questa ambientazione che è diversa dalla tua comfort zone, quindi secondo me spinge ancora di più a rilassarti e cercare di trovare il colpevole, perché di solito con altri dici vabbè sì, ma neanche mi ci impegno ormai, invece questo ti è più frizzante secondo me, ovviamente per il mio parere. E in più ci sono varie storie, anche storie importanti dentro questo romanzo, insomma, dei vari personaggi e del perché si comportano così. Io questo thriller sinceramente lo consiglio. Devo dire che quest'estate ho letto vari thriller carini, mi è piaciuto La ragazza di neve, mi è piaciuto Nostalgia del sangue. Cosa mi è piaciuto pure? Vabbè, ho letto un libro su Ted Bundy, pure quello mi è piaciuto molto perché la mente di Ted è fuori di testa, credetemi. Cosa ho letto? Comunque ho letto vari thriller carini, strano perché di solito si rivelano proprio delle scarsità assurde. Un'ambientazione simile l'ho trovata poi a un libro per ragazzi, sempre investigativo, molto molto basic, però carino per i ragazzi, che è il mistero della salamandra.
Pure quello, non mi ricordo se l'ha ambientato in Norvegia, comunque era ambientato pure quello in un altro scenario diverso dalla comfort zone in cui sono abituata a leggere libri io. Eppure quello mi piacque molto, nonostante ovviamente è per bimbi e quindi la storia si capisce di più subito. Questo comunque ve lo consiglio. In più vi dico che questo mi ha spinto ad andare avanti e sicuramente leggerò altri libri dello stesso autore. Vi ricordo che se volete seguirmi trovate tutto sotto nell'info box e vi ricordo le mie rubriche che sono la libreria di Gemma, il Grimorio di Autumn e Osechi Amigurumi, che sono rispettivamente recensioni libri, magia, esoterismo, occultismo e pupazzi e sferruzzamenti all'uncinetto. In più, se volete aiutarmi, condividete, commentate e sapete già tutta la tiritera. A me aiuta tanto, a voi non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto sempre qui nella mia libreria e mi raccomando, leggete tantissimo. Ciao ragazzi! Ciao!